Nel video che abbiamo appena visto è spiegato che cos'è un termoscopio, essenzialmente un recipiente con un liquido e un tubicino dove questo liquido può salire e dilatandosi quando viene riscaldato. Nell'acqua calda, per esempio, il livello dell'olio, in questo caso il liquido e l'olio, sale. Allora la temperatura di quest'acqua calda è maggiore della temperatura dell'acqua fredda perché ce lo indica il livello raggiunto dall'olio nel termoscopio. Poi abbiamo visto come si fa a tarare questo termoscopio per farlo diventare un termometro, scegliendo due temperature fisse di riferimento, quella del ghiaccio fondente in acqua e quella del vapore d'acqua bollente, alla pressione atmosferica normale di un'atmosfera. La temperatura del ghiaccio fondente la chiamiamo 0 gradi centigradi o 0 gradi Celsius, quella dell'acqua bollente 100 gradi Celsius. E così abbiamo la scala Celsius ottenuta dividendo in 100 parti uguali il tratto tra 0 e 100 gradi centigradi. La scala termometrica può essere anche estesa alle temperature negative, cioè continuando a segnare le tacchette dei gradi centigradi anche sotto 0 e anche sopra 100 gradi. A questo punto la temperatura è quella grandezza fisica che viene misurata con il termometro, cioè il cui valore è indicato dal termometro che abbiamo appena costruito. Tutto questo si basa su due fenomeni fisici, la dilatazione termica, secondo cui le sostanze si dilatano quando vengono riscaldate, e l'equilibrio termico, cioè quando due sistemi fisici, inizialmente a temperature diverse, vengono messi a contatto, raggiungono la stessa temperatura, chiamata temperatura d'equilibrio. Il termometro infatti raggiunge l'equilibrio termico con il sistema del quale vuole misurare la temperatura.